Per il marchio Volkswagen la vera star del Salone di Ginevra 2014 è certamente stata la compatta Polo, una vettura del segmento B che da decine d'anni è fra le più amate e vendute nella propria categoria. La nuova Polo è la principale protagonista dello stand Volkswagen al Salone di Ginevra 2014 e è stata sottoposta a un leggero intervento estetico che l'ha resa un pochino più dinamica, con interventi mirati al frontale e al posteriore, ma soprattutto la gamma della Polo propone ora una nuova offerta di motori che vanno dai due motori a benzina da 1000 cc con 60 e 75 cavalli di potenza fino al nuovo turbo diesel 1004 che viene proposto con potenza di 75 e 90 cavalli. Quindi, oltre ai motori nuovi, all'interno della vettura troviamo una novità altrettanto importante soprattutto per i nostri clienti più giovani, perché la nuova Polo monta l'evoluzione dei sistemi di infotainment che già abbiamo visto sulla Golf 7. Quindi c'è un travaso di tecnologia dalla Golf 7 del segmento superiore fino alla Polo, che propone appunto lo step 2 della piattaforma multimediale che abbiamo imparato a conoscere sulla Golf, adattato sulla Polo, con schermi touchscreen in tutte le versioni e soprattutto con la possibilità di avere la funzione Mirror Link, che appunto sarà molto gradita ai più giovani, che di fatto riproduce sullo schermo della vettura le funzionalità, lo schermo e le funzionalità dello smartphone collegato in quel momento. Per cui questo è il discorso Polo. La vettura arriverà a maggio, prezzi non sono ancora disponibili. E passando invece alla Golf, che abbiamo già citato per l'infotainment, la Golf si presenta qui a Ginevra con la terza versione GT, quindi dopo GT e GTD, ben conosciute come le sportive a benzina e turbo diesel della gamma Golf, nasce oggi la GTE, che è una versione con declinazione sportiva ma con una tecnologia ibrida plug-in, quindi con batterie ricaricabili anche attraverso il collegamento con una presa di corrente, che mette insieme il motore termico da 150 cavalli, un 1004 sovralimentato, con un motore elettrico per una potenza complessiva del sistema di 204 cavalli e quindi con prestazioni molto sportive, con una velocità che va ben oltre i 200 km orari, ma con consumi interessanti, perché anzi molto più che interessanti, direi molto contenuti, perché parliamo di 1,5 litri di carburante per percorrere 100 km e con emissioni di CO2 altrettanto basse, cioè 35 grammi a chilometro. Questa è, diciamo, la prima proposta ibrida plug-in della Volkswagen e direi che ha davvero caratteristiche molto interessanti. Le performance in termini di consumo promesse dalla nuova Golf GTE ricordano assai da vicino i valori record realizzati dalla antesignana XL1, una vettura in grado di percorrere ben 100 km con un solo litro di gasolio. Una conquista e forse perfino un'ossessione del grande vecchio del gruppo Volkswagen, il pirotecnico ingegner Piëch, un uomo che nel mondo dell'auto ha segnato un'epoca grazie alle proprie innovative visioni e alle scelte spesso coraggiose al limite della temerarietà. Infatti anche l'XL1 ha una soluzione di propulsione ibrida, in quel caso il motore è un turbo diesel bicilindrico e la Golf, se vogliamo, è la dimostrazione che quella tecnologia che riesce ad arrivare a consumi così estremi è già disponibile anche su automobili invece assolutamente convenzionali come la Golf. Per cui ecco, oltre però a queste soluzioni molto tecnologiche già presenti per il futuro prossimo, perché la GTE sarà disponibile dalla fine dell'anno, c'è anche sullo stand una visione del futuro attraverso la concept T-Roc, che prefigura un SUV di dimensioni compatte sviluppato sul pianale modulare MQB, che in questa fase monta un motore 2000 turbo diesel da 184 cavalli, ma che appunto vedremo se sarà
se avrà un futuro, viene esposto proprio per valutare la considerazione del pubblico, e se avrà un futuro nascerà appunto un SUV che andrà a posizionarsi al di sotto della Tiguan che già noi abbiamo nella classe, diciamo, nel segmento C.